Della serata di questo congresso era l'uomo che nell'84 per primo ha associato il virus dell'HIV, quindi un retrovirus, alla malattia dell'AIDS, il professor Robert Gallo. Ah, ecco, sì. Il professor Robert Gallo ieri tra l'altro ha fatto 70 anni, lui sembra un ragazzino ma era anche il suo compleanno, e inoltre a fine, diciamo, di questa, del congresso c'è stata una bellissima cerimonia in cui ha ricevuto un prestigioso premio che si chiama Gold Mercury Award, un premio internazionale che viene dato ogni anno alle persone che hanno cambiato la storia dell'umanità, ovviamente in meglio. E diciamo che il professor Gallo, a seguito del premio, come vedete, io ho avuto il privilegio di essere uno dei consegnatori di questo premio. Devo dire, ho avuto anche il privilegio di essere uno dei collaboratori del professor Gallo, e questo mi onora molto di più come scienziato. Beh, diciamo, il professore nella sua lecture ci ha fatto capire come bisogna tenere sempre molto alta la tensione verso questa patologia. E in una diapositiva bellissima, per esempio, lui ha fatto vedere come ogni mese muoiono 270.000 persone di AIDS. Lo stesso numero delle persone che sono